switch a Wolf. Secondo me non switch. Ah, io gli ho detto, ma è che Machamp è proprio brutto in realtà, perché tipo se si piglia Fire Allege muore, è gimpato a zero. Certo. Quindi proprio non ha senso, ma poi... Cioè cazzo, usi Wolf, perché deve essere... Ma veramente, se usassi Little Mac va bene. Vale. Vabbè, però probabilmente si sente più confident perché appunto non gioca da un po', non fa neanche è un torneo semplice, sì, sì. Anche se non sono neanche troppo d'accordo. Ah, la Wolf dentro è difficile, il fatto che non ha, cioè, devi giocare a Smash, capito? Magari cose sì. 8, stai lì per un po' di bottoni, c'è un po' di armor, di cose, matchup check strani. Wolf alla fine è quello, per quanto sia ovviamente molto più forte, molto più solido come persona. Tra l'altro l'ultima volta che hanno giocato molto che ha vinto lui molto tempo fa, però ovviamente la Wolf, vabbè, era proprio il periodo in cui il presidente Vincenzo giocava e tryhardava un bel po', poi dove sono bannato. Peccato. Succede. Dai, comunque me l'aspettavo più catastrofico. No, ma infatti comunque ha battuto Scream, quindi ha fatto un paio di set interessanti. Un paio di set interessanti. E Scream che ha battuto Ben, è andato in un bel lapso anche quello. Sì. Quindi in realtà per ora è la prima scoperta. Si lancia nel fè, quindi Peppino però 84% però non ha il salto. Ottimo. Ok, però se riesce a sgandare perché non sbaglio un po' l'edgar, però non mi ha punito comunque, quindi si partono i danni 31, cioè, anzi il ferro l'ha stallato, ovviamente arriva molto di più la pure, io non penso a che, ma non lo so. Cazzo, oddio, distrutto. Quindi, sì, ok, era partito molto meglio. Cioè, è vero che è sposo di passo 70, però. È tipico contro Robin. Anche parte del matchup è saper evitare di esplodere a 80. Però... Vieni a cena. Sì, sì, è dovevamo castare invece, non possiamo. E Redemis? Non lo so. Quindi vediamo se Vincenzo ti farà tristoccare. Quindi vediamo dopo aver regalato questo a Peppino. Oh, però non ha l'air dodge. Però comunque... Non è vero. Vabbè, ridicolo. Questo è andato. Lo finisce? Non muore? Il Southpot, beh, niente, sai che è un... Ok, accento, porca troia, sta morendo un rage. Dai, Vincenzo, dai, switch, togli questo personaggio, hai regalato un game a Peppino, è bravo, però... Spero che cambi. Anche... Dice che fa tutto cose rotto oggi, no, Banjo, io spero che no. No, Banjo, no, perché... Che invece sta creatura... ho più rispetto per Bowser ed è morto ovviamente, restock pesante. Dai Vince, cambiamo sto PG. Cambia. Sì, la mia domenica è seguire e tifare per il Fanta. Ci sta. Domenica pomeriggio tipica della maggior parte degli italiani. E dove 1-0. Si mette, dove si aggiorna il punteggio? Ah, qua forse. Sì. Noi abbiamo messo Wolf, vabbè lasceremo Wolf perché ora switcherà, giusto, ci auguriamo. Beh, sa, invece rimane. Anche con la faccia faceva no, non cambi. Vabbè, insomma, vedremo. Se vuole perdere, insomma. Vabbè, dopo un tristock, diciamo, più convincente di così di che esatto. Beh, vedremo. Peppino se la scilla. Robin, ecco, forse sta pensando, forse no. Ah, eccolo! Bravo Vincenzo, finalmente un personaggio vero. Okay. Vediamo, sono curioso. Tanto no, adesso, quando unicamente. Cioè... Tanto è pure buono sto matchup, secondo me. Matchup è buono. Comunque, ok, Vincenzo ha giocato un po'. Sicuramente anche non siete confident con Wolf, non so quanto l'ha anche giocato recentemente. Ma è comunque il personaggio con cui ha fatto i più grandi e i migliori result. Comunque il suo main. Alla fine del suo periodo d'oro comunque ha fatto anche belle win, ha vinto anche un mensile, sì, sì. Vincenzo, molto tempo fa ormai, però comunque insomma... Contro chi lo vinse? Pare Peppino proprio, ah, ci sa proprio Peppino, sì sì, penso che... aveva battuto anche Porco in quel senso, aveva fatto un bel po' di win, bello. Che è ottimo, ottimo ecco, anche qua. Ecco, già si vede un game diverso.
che forse Peppino anche lui deve un attimo riprendere, ricalibrarsi contro, passare da Bowser Jr. a Wolf. Diciamo, un personaggio molto più veloce, una mobility assurda, cioè il punto il più... power spaventoso. Power anche, però non scontatissimo killare un Wolf, perché ovviamente devi prendere le hit giuste. Quindi lei è strafottimo, riesce a uscire molto bene. Tinta ancora, jump in di Peppino, non riesce a prendere, quel bel avrebbe chiaramente uscito ovviamente. Tu dici 80? Sì, sì, è meglio lì, ma lo scoppiava completamente. Però la bravo Vincenzo, molto clean, sì sì sì, aspetta un po', si muove in giro. Perché adesso droppa sul control, finish off stage, però ok, non è... Ah, esplode, 100. Allora, vado, diciamo, deve stare calmo perché questo game è andato molto bene, molto even per adesso, quindi se non si fa adesso snowballare, che è ottimo, up smash, clean, punish, finalmente prende la prima stock del set, letteralmente, dopo un game, è un minuto e mezzo, ok, questa è una buona punish, fair, ok, 26, provare anche da un throw dash attack, forse zero, però non combo in realtà, perché non riflette, ma anche, anche scudarlo non è una grande idea in generale, okay, cioè, l'ha capito. Sì. Ti hai ricordato di avere un riflettore. E poi in generale i proiettili di Robin è sempre meglio. Che okay, ottimo, bellissimo. Vedi questo movement, riesce a fare un whiff punish molto bene a Robin. Ovviamente ha una mobility invece terribile, quindi sì, sì. Ottima Tomok. Meno male che non era confident Wolf, comunque. A me sembra si stia muovendo abbastanza. Brutto di reverse però. Quindi è ancora molto even. Che okay, però scuda Thunder. Ancora even, ottimo tech chase per Peppino, intanto riesce a rientrare, ottimo laser, lui è il bear però si prende quest'altro in faccia, quindi okay, l'estrap, riesce a rientrare, ottimo anche il mix up con il timing, ottimo lascio attacco, non ha la spada, bellissimo bear, Peppino un attimo si addormenta col controller in mano, quindi adesso Vincenzo con la lead, perché Peppino non se l'aspettava. Un set danni importanti questi. Che però scusa la jab, fatto adesso okay. Altri danni, 26 ancora, ottimo juggling. Questo è importante. Rispetta il Bay, riesce a atterrare, però. No, veramente mi sta piacendo molto Vincenzo, molto convincente. Nonostante tutti i mesi di pausa. Sì, non si direbbe. Oh, tech chase! Bella, bella l'idea, però ottimo Bay. Sta distruggendo. Ah, sta giocando, sta distruggendo. Vincenzo secondo me sta provando un po' troppo a prendere i due frame a Robin. Normalmente Wolf prende benissimo i due frame, però non credo su Robin che Robin, c'è un sacco di PG hanno fatica a prendere i due frame a Robin. Io non so per quale motivo, non so che legenda ha o che due frame c'ha, cioè magari qualche animazione strana, qualche... Forse perché è lenta l'animazione della... Non lo so, però... Guarda, è imprendibile, non capisco perché. Il timing sembrava anche giusto. È veramente difficile, non capisco, non ho mai capito. Perché ci sono momenti bellissimo Bayer, ottimo l'estrap, clean, Vincenzo, 1-1. Bellissimo questo Wolf. Ah, questo vabbè, però l'avevo messo lì. Vabbè. Ok. No, veramente solido. Bel match, fino ad ora, sono contento. Non saprei dirlo a sto punto, perché sta andando bene. Minchia, Peppino si alza. Peppino si alza, da di più forse. Ah, no, parte questo. Sì. Questo è il mio. Sì. A 1-1, forza Vincenzo. Vincenzo contro Peppino. Ha perso il primo game con Bowser. Bowser 8 tristoccato, ha preso Wolf e ha vinto. Non ci voleva un genio a capirlo. Ma io ti giuro che l'avevo detto tutto il tempo. Io detto, non prendo, ma sai che perderai il tuo main? Perché mai dovresti usare un altro PG? Ma poi. Non credo che Vincenzo, che Peppino. Forte con Wolf, mi ha distrutto ultimamente Peppino. Vero. La penultima volta che ci siamo beccati mi ha distrutto con Wolf. Con Wolf. Tristoccato tipo, cioè mi ha massacrato. Vabbè. Però infatti non lo so, magari se va su a uno Vincenzo potrebbe. Però ho detto il dip un po' rischioso, un po' rischioso. No, infatti. Può essere un game. Quindi ok, si riparte. Andiamo. Vincenzo. Già cornerato. Sì, sta lì. Che però non riesce a uscire, ottimo però. Beh, leggere un po' di tanti in più Peppino, perché Vincenzo sta saltando costantemente. Infatti, il fatto che i salti di Wolf, ovviamente con questa mobilità assurda che si ritrova, vedi alla fine finché salta va anche bene, infatti non deve saltargli nel range della spada. Sì. Se gli saltella intorno ovviamente non vedi come fa adesso, non può fare niente. Sì, no, il matchup lo conosce abbastanza bene. Bravo. Alla fine Robin, è bellissimo. Mamma mia, se prendeva il fair lì, fair bear, forse sì.
ottimo nair, il cross up impunibile, rolla via da sì, no, veramente critico. Poi anche il laser è molto forte in questo matchup, continua a grabbare, però non ha la spada, quindi alla fine niente. Oddio, totalmente sta, even. Sì, sì, stavo attento con questi double jump in per rientrare on stage. Mamma mia, per poco quel bear. Oddio, stanno sì, cercando il bear per killare. Sì, sì, toccato quella grab, era dal lato sbagliato. Bear però, nah. No, minchia, è esploso. Vabbè, comunque, però Vincenzo non mi sembra dare segni di cedimento. No, riparte subito. Riparte subito. Beh, anche il game di prima è una parte così in realtà, quindi sì. Ripeto, anche qua, se non si fa snowballare, se mantiene la calma, comunque, viene anche da un game vinto. Bello. Brutto per non sperato, queste sono le classiche azioni in cui Robin inizia a prendere la lead. A non morire più. Sì, non sperato. Infatti va vale, 98 a 60, perché riesce a rientrare. Top smash, vabbè, punibile, vabbè, sì, non lag. No, no, ora sta forse un po' fisciando. È questo ovviamente la cosa di Wolf che lo preoccupava, il fatto che devi restare con Wolf, PC molto forte, ma devi restare concentrato. Sì. Ok, però lo prende, non si sa come. Però non kill ancora, perché si era curato col non sperato. Ultimo Bayer, oh mio Dio, cosa ha provato Peppino? Nah, tutto niente. Un po' troppi jump in. Non se la ride, finché ride, a posto. Sì, diciamo. Adesso magari. No, è anche Renzi è enorme. Questo grande svantaggio però comunque per Vincenzo, un'intera stock. Niente che non possa fare Wolf, comunque le stesse no, infatti. Buono spot da parte di Peppino, quindi 25 a 29. Però intera stock appunto di svantaggio. Dovrei cercare di riflettere con qualcuno di stile di. Mm-hmm. Farebbe un sacco di danno, cioè fa 28 di suo. Sì, fa tantina. Kill anche molto presto. Ottima Tomok, Tech Chase. Lo prende è morto. No, non è difficile. È difficile. Ma tutti i PG non ho mai capito il motivo. Io non ho problemi in realtà. Vero. Col down air non vabbè, col down air aveva neanche io, perché se lo prendi prima che sa che era pure col derby rob lo prendo tranquillamente. Però noto che due frame, proprio due frame, sono difficili. Oh, Peppino! Grandissima lead, però adesso solo 45%, ottima pivot grab, dash attack, 22 a 55, brutto, roll in, che riesce a rientrare, non viene punito, doppia roll di Peppino, un attimo, trito. Sì. Oh. Però bisogna stare attento, adesso al corner, un bail chiaramente prenderebbe la stock, però Peppino non c'ha più la spada, gliela tira. Ah, la spada molto. Bello, porca miseria. Non muore però. Ora però di nuovo la spada Peppino. Forse era di AI. Sì, non lo so, proprio possibile. Comunque alla fine buon game, anche questo. Peppino la riprende. Scemo che è stato buttato un game, starebbero una a uno. O comunque. Sì, infatti. Senza motivo, vabbè. Però comunque, non male. Se questo è Vincenzo tutto sto tempo, comunque c'è molto potenziale. Aggiorno perché ho perso un po'. Si è fatto scindreccare. Scindreccare, addormentare. Sì, vivo. Ancora Vlad Light stanno giocando. Tu dove sei? Sei win? Io sarò contro di te. Ma sei win o no? Che inizia game 4 2-1 per Peppino di nuovo su PS2. Ah, ok. Vediamo se Vincenzo si adatta, vediamo se ha capito qualcosa. Vediamo la top 8. Ok, questo giampino viene punito. Sentiamo a 42-46. Subito even. Sì. Buono. Tech Chase. Bravo. Aspettavo. Sto down smash poi è devastante. Se prende bene killa veramente. Credo che prende. Sia la parte dietro quella più forte, o sbaglio? No. Neanche uno. No. Di no. Solito li prende in qualche dietro. Non ti ricordo sta cosa. Che gli. Tutti secondi. No, guarda. Oh, bella. Quando inizia la
quella di Junior Coppola. No, non ha però la spada, infatti. Dai, però di nuovo lo prende. Molto, molto bella questa. Ora però di nuovo la spada. E pone il get up, lì non c'era più l'Arc Fire. Smash un po' greedy. Sì, sì, sì. Un po' di fretta. Oddio. Ha paura. Che ha tilt. Oddio. O in seo in altissimo. Cosa? Infatti Vincenzo tilt un pochettino. Tipico. Prego, ti do un tiltare. Questo è sempre stato il suo più grande problema. Però. Ma sta vincendo Peppino! Bravo Peppino! Però ogni tanto lo riflette. Vabbè, però un po' inutile in quel caso, però ci sono situazioni in cui tu ce la faccia a faccia. Però giustamente rischia una brutta palla. Comunque ancora solo 44, se riesce. Tipo ora. Ma perché non lo spottoggia? Dovrebbe o spottoggiare lì, poi non riesce a ripetere, comunque non sempre magari il tempo per farlo. Potrebbe. Nah. Ecco, è morto. Sì, sì, è brutto. Questo. No. È incazzato. No, sì. È incazzato. Sì, deve essere proprio il problema di Robin. Quando gli dai. No, continua a provare adesso lo smetto. Ecco, lo sa. Ma il miglior con bordello. Però faccio anche schifo di due. Niente, non neanche uno. C'è un wolf che non prende. Io credo che Robin tipo sia anche bassissimo. Ma è un po' impossibile, eh. Bello, che rid. Vado! Il comeback! Ma ci crediamo. Ci stava riuscendo. Dai Vincenzo, usa il Kaioken, la rabbia che ha dentro. Beh, è la 19 però. Ok, buon Nair. 3.44. A volte droppa delle punish che potrebbero. Vabbè, sì, certo. Ma comunque infatti sta giocando. Però sta giocando bene, Ma niente, spero che vincendo questo torneo continui a giocare, spero non mica di nuovo. Perché in realtà appunto ripeto, il periodo in cui giocava stava facendo grandi progressi, grandi risultati. E sì, infatti, e comunque anche ora sta giocando bene nonostante non venisse da da un bel po'. No, sti jumping. Anzi gliene ha puniti pochi comunque. Finisce così. Ok, bravo, certo, con calma, bravo. Sì. Non lancia nulla, un po' di tanto, ma comunque va bene. Essere frustrati. 3-1.